Benvenuti in Sugar Lab, il laboratorio ricco di idee e spunti divertenti per decorare i vostri dolci. Oggi vorrei rispondere alla lettera di Anna in cui mi chiede come decorare una torta di nozze con le caramelle più buone che ci siano, le caramelle Haribo. Per realizzare questo progetto abbiamo bisogno di Shamalo Coco Ball, Shamalo Mix, Shamalo Flour e i cuori gommosi. Per attaccare le nostre decorazioni fatte con le caramelle Haribo abbiamo bisogno di miele, un pennello e un paio di forbici. Vediamo come decorare il nostro dolce. Come prima cosa prendiamo i Shamalo Coco Ball. Per creare una decorazione divertente, tagliamo a metà la nostra Shamalo Coco Balls. Una volta tagliate le nostre caramelle Haribo, utilizziamo il pennello intinto nel miele e spennelliamo leggermente la superficie della nostra torta. A questo punto prendiamo metà della caramella tagliata e andiamo a posizionarla sul dolce. Io ho scelto le Coco Balls rosa per dare contrasto alla nostra torta. Spennelliamo nuovamente col miele e posizioniamo un'altra caramella. Continuiamo a posizionare il resto delle caramelle tagliate a formare un fiore, posizionandole in cerchio. Per completare il nostro fiore abbiamo bisogno dei Shamalo Mix. Scegliete quello che più vi piace e sempre con la nostra forbice andiamo a tagliarne un piccolo pezzo. Vedete? E lo posizioniamo al centro del fiore a creare il pistillo. Ed ecco un fiore realizzato con i Shamalo Haribo. Continuiamo a decorare la nostra torta con i cuori gommosi. I cuori serviranno per creare il bordo di ogni piano della nostra torta. Attacchiamoli sempre con un po' di miele. E posizioniamo i cuori Haribo. Continuiamo a decorare tutto il bordo attaccando i nostri cuori gommosi. L'idea di Anna di decorare una wedding cake con le caramelle gommose è davvero simpatica. Pensate che il suo fidanzato le ha chiesto di sposarla utilizzando proprio queste stesse caramelle, creando un bouquet dolcissimo. Continuiamo a decorare la nostra torta utilizzando gli Shamalo Flour.
posizioniamoli sul secondo piano, alla base, alternando i vari colori in modo da creare un effetto cromatico. Utilizzare le caramelle Haribo per decorare i dolci è davvero divertente. Della gamma Shamalo potete trovare anche i cuori, veramente di effetto da posizionare su un dolce, soprattutto se vogliamo realizzare un dolce dedicato magari a San Valentino oppure ad una persona cara. Oltre alla decorazione della torta, possiamo anche preparare dei piccoli sacchettini che possono fungere da segnaposto. Decoriamo tutto il bordo proprio della base. Perfetto! Una volta posizionati tutti i nostri Shamalo fiore, continuiamo a decorare l'ultimo piano utilizzando di nuovo i nostri cuori gommosi. Attacchiamo sempre con il nostro miele. Continuiamo a decorare tutto il bordo, per poi concludere con una cascata di fiori. Le caramelle Haribo possono essere usate non solo per decorare la nostra wedding cake, ma anche per creare delle dolci creazioni da posizionare come centrotavola, oppure dei piccoli cupcake destinati ai più piccoli. Una volta completato il bordo della nostra torta, continuiamo la decorazione applicando altri Shamalo Coco Balls sulla nostra torta. Magari cerchiamo di trovare una posizione diversa da quella di partenza. Sul secondo piano preferirei stare un po' più spostata e finire col terzo invece da questa parte. Alterniamo anche i colori dei nostri Shamalo Coco Balls. Posizioniamoli sempre in modo circolare a formare un fiore. Ed ecco qua il nostro secondo fiore completato e ci prepariamo per il terzo, questa volta rosa. Sempre il miele per attaccare. Completiamo il progetto della nostra wedding cake posizionando un tagada rosa al centro del fiore bianco e un Shamalo mix al centro del fiore rosa. Get up.
Ed ecco conclusa la nostra wedding cake decorata con le caramelle Haribo. Ma rivediamo i punti principali per la decorazione. Ho preso le chamello Coco Balls e le ho tagliate a metà, posizionandole poi sui piani della nostra torta, creando un fiore. Ho preso i cuori gommosi e li ho posizionati sul bordo del primo e dell'ultimo piano della mia wedding cake, sfalsando la posizione. Poi ho preso i chamello flower e li ho posizionati sul bordo del secondo piano. E per concludere, con i tagadà rosa, ho creato il pistillo del fiore bianco. E con i chamello mix, ho creato il pistillo dei fiori rosa. Ed ecco completato il progetto della wedding cake decorata con le caramelle Haribo. Ma le caramelle possono essere utilizzate anche per creare dei simpatici dolcetti per i nostri piccoli invitati. Non perdete le prossime puntate e se avete delle richieste, scriveteci. A me non resta che rinnovarvi l'appuntamento alla prossima puntata con Sugar Lab. Keep my pay, my pocket.